Salve a tutti ragazzi, è un saluto da Demereu. Allora, come sempre, operativi in macchina, sto dando lavoro e quindi sfrutto ovviamente questi momenti per poter parlare direttamente con voi. Oggi di che cosa parliamo? Parliamo di Cagliari, di Casteddu, perché in questi giorni le notizie sono state diverse, nonostante il campionato sia finito, ogni giorno c'è qualcosa di cui parlare. E allora mettiamo un attimo in ordine tutte le cose. Allora, partiamo dalle dichiarazioni di Castelli che ci sono state in questi giorni, l'avete sicuramente lette sui vari siti quotidiani associati al Cagliari Calcio. Allora, queste dichiarazioni praticamente si chiede a Castelli del rinnovo, contento per il rinnovo, di proseguire l'avventura a Cagliari, benissimo. E poi qualcuno gli chiede giustamente, insomma, che in questa stagione abbiamo subito diversi gol. Ora, probabilmente l'avete letta anche voi la dichiarazione, la risposta a questa domanda. Sì, però abbiamo fatto 55 gol. Allora, io sinceramente sono rimasto basito quando ho letto queste dichiarazioni. Per quale motivo? Allora, va bene guardare, come qualcuno ha detto, il bicchiere mezzo pieno. Mi può anche star bene fare questo tipo di ragionamento e questo tipo di valutazione. Non dico di no. Però, personalmente, mi sarei aspettato una risposta diversa. Cioè, magari mi potevi dire: sì, effettivamente abbiamo subito diversi gol, lavoreremo ovviamente in funzione di migliorare questo dato, che è assolutamente negativo, perché abbiamo rimediato il record storico negativo per quanto riguarda appunto il Cagliari in Serie A, quindi magari per il prossimo anno cercheremo di migliorare questo dato. Questa poteva essere la risposta, con un'aggiunta, però partiamo dal presupposto, insomma, un aspetto positivo, che è quella della fase realizzativa che ci ha visto protagonisti con 55 gol. Ecco, questa già è una risposta che avrei apprezzato molto di più, perché personalmente, anche quando Castelli, per dire, dà alla stagione un voto 9, a me fa un po' rabbia, perché il 9 secondo me non può meritarsi una squadra come il Cagliari quest'anno. Perché un 9 se lo merita piuttosto, non so, un Atalanta, forse, vabbè, l'Atalanta addirittura 10, ma un 9 se lo merita l'Atalanta. Non puoi dare al Cagliari, con tutte le situazioni problematiche del caso, un voto come 9. Becchi un po' di presunzione, dico io. E allora è per quello che dico: cavolo, cioè, questo allenatore lo vedi, cioè, nel senso, voglio dargli fiducia, voglio dare una seconda possibilità, anzi una terza possibilità, perché non mi ha convinto nel primo anno, nel secondo anno, parlo ovviamente a livello personale. E questo se ne esce fuori con queste dichiarazioni. Personalmente è una cosa che a me fa molta rabbia. Quindi, punto primo, non sono assolutamente stato felice di queste dichiarazioni. Ovviamente è vero, è il campo che risulta essere sempre importante, quindi sarebbe inutile che uno mi dica che nelle intenzioni vuole migliorare la difesa e poi subiamo sempre le stesse cose. Però sicuramente la comunicazione è molto importante. Sai, delle tante critiche che ti sono state fatte dai tifosi, dall'ambiente appunto vicino alla squadra, eccetera, insomma, queste dichiarazioni non vanno bene. Punto secondo, sempre parlando di dichiarazioni di Castelli, questo invece potrei essere un pochettino più d'accordo, il discorso sui social. Cioè, in Sardegna ci sono giornalisti seri, professionisti, social incontrollabili. Allora, anche qui va fatta una distinzione. Cioè, se Castelli parla di social incontrollabili a livello generale, quindi dicendo che sui social effettivamente se ne escono fuori commenti di ogni tipo, dove appunto magari al commento calcistico viene fuori l'infamata, e il commento dove appunto si comincia a parlare della famiglia, figlio di e altre cose, sono d'accordo, perché effettivamente sui social, insomma, sta spopolando questa brutta abitudine, insomma, di tirare fuori le peggio cose, veramente peggio delle persone in generale. Questo sono d'accordo. Però, visto e considerato che dei social fondamentalmente anch'io ne posso far parte, perché comunque carico video su YouTube, se Castelli invece si riferisce al social incontrollabile come valutazione di critica, cioè nel senso, io critico Castelli, critico il gioco, eccetera, è una cosa che io personalmente non supporto assolutamente. Per quale motivo dico questo? Perché Castelli, non puoi pensare che appunto nessuno ti faccia una critica, quindi dovresti fare bene invece eventualmente a distinguere le critiche, quindi critiche che possono essere costruttive, che ti possono servire, dalle critiche eventualmente distruttive, che giustamente non ti servono assolutamente. Questa è la valutazione che deve essere fatta in questo caso. Quindi, da una parte ti posso dare ragione in questa dichiarazione, dall'altra, se appunto critichi chi ti critica, fondamentalmente, ti ho detto, sbagli, perché dovresti comunque distinguere eventualmente le considerazioni che ti vengono fatte. Quindi questo per quanto riguarda Castelli. Per quanto mi riguarda, Castelli, mi devi convincere, non sei partito molto bene in termini di dichiarazione. Le dichiarazioni spesso e volentieri hai fatto delle uscite che non mi sono piaciute, anche sui commenti delle partite, dove sembrava che tu avessi visto delle partite completamente diverse.
Vediamo, vediamo, perché ho detto è il campo che poi fa la differenza. Termino il video, ragazzi, con delle notizie di mercato. Rispetto a martedì non ci sono grossissime novità, se non che a centrocampo ho letto che Taxidis non dovrebbe essere riconfermato dal Cagliari, quindi la volontà da parte del Cagliari, di Castelli, Rossi e quant'altro è quella di non confermare Taxidis, quindi è finito il prestito dal Torino, non verrà richiesto nuovamente al Torino, insomma, una nuova formula di prestito o quant'altro. Onestamente l'ho detto, ragazzi, Taxidis mi ha deluso a me personalmente quest'anno, sarei stato anche nell'intento di poter ridare una seconda chance, però capisco le valutazioni appunto da parte della società Cagliari, che giustamente ha preso un giocatore in prestito. Quando un giocatore viene in prestito a giocare a Cagliari in qualsiasi altra squadra, devi impegnarti, deve fare il massimo, perché se vuole essere riconfermato non potrebbe essere diversamente. Lui non l'ha fatto, a parte l'ultima partita con il Milan dove mi è piaciuto un po' di più rispetto a tutto il resto del campionato, ma una sola partita non può bastare, quindi capisco le valutazioni della società. Quindi Taxidis via, si parla sempre di Cicarini, vedremo se nei prossimi giorni ci saranno delle notizie e degli aggiornamenti a riguardo, mentre vi riporto in conclusione, battuta finale, un aggiornamento che non è stato riportato da nessun quotidiano sportivo italiano, se non erro, ma che un iscritto, che ringrazio, BTM, mi ha riportato proprio nel video di martedì su Hordi Klaasi, dovrebbe essere questa la pronuncia, o Klaasi, centrocampista olandese, 26 anni, militante nel Southampton, ex Feyenoord. Io personalmente non lo conoscevo prima che BTM mi facesse riferimento a questo nome, mi sono informato, schede tecniche, video eccetera, sembra un buon giocatore, un buon prospetto, tra l'altro militando nel campionato anche inglese, sicuramente il campionato inglese è anche di buon livello, quindi sicuramente anche magari per un passaggio in Serie A non potrebbe nemmeno essere male. Ovviamente vedo delle difficoltà oggettive legate al valore di mercato, che comunque insomma dice che il giocatore valga fra i 10 e i 12 milioni, onestamente insomma pensare che Cagliari possa tirare fuori questa cifra mi sembra un po' difficile. Comunque è una notizia da tenere in qualche modo sotto controllo, perché magari nei prossimi giorni potremo sentire qualcosa di più. Insomma, i siti internet inglesi vicino alla squadra appunto inglese dicono che Rossi, DS del Cagliari, si stia avvicinando a questo giocatore. Ne sapremo di più prossimamente, quindi nelle prossime settimane. Ragazzi, io con questo video è terminato, come sempre vi invito a mettere un bel mi piace al video se il video vi è piaciuto, vi invito ovviamente a iscrivervi al canale YouTube, a mettere mi piace alla pagina Facebook se non l'avete ancora fatto, condividere il video e noi ovviamente ci vediamo al prossimo intervento. Un saluto a tutti e forza a Castello sempre, ciao ciao!